Salve a tutti e ben ritrovati in questo nuovissimo video. Dopo le tante richieste ricevute sulla mia pagina Instagram e sul mio canale YouTube, oggi parlerò finalmente di Golf 8. Ma non parlerò delle motorizzazioni classiche 1000, 1500 e 2000 turbo diesel, ma passerò direttamente alle sue declinazioni costruttive. Cosa sappiamo finora? Sappiamo che nella prima settimana di marzo, in occasione del Salone di Ginevra, verrà presentata la tanto attesa Golf 8 GT. E tutti gli altri modelli, quindi Golf GTD a gasolio, Golf GT a ibrida e la più potente Golf R. Partiamo dal presupposto che la Golf 8 è un'evoluzione della ben riuscita Golf 7, quindi canale MQB ci sarà sicuramente una riutilizzazione delle soluzioni tecniche utilizzate su Golf 7, ma agli interni c'è stata una rivoluzione completa. Abbiamo una ristilizzazione totale della plancia, un nuovo sistema di infotainment, un nuovo volante, ben differente rispetto alla Golf 7 che abbiamo già potuto vedere sull'Anticross, è lo stesso design, un nuovo tunnel centrale e dei nuovissimi sedili. Sui modelli non sportivi che abbiamo già potuto vedere dei video ufficiali, ci sono state tantissime critiche rispetto al suo design esterno e anche interno. Sicuramente le versioni sportive saranno ben diverse, avranno un design sui paraurti anteriori e posteriori completamente diversi dalle versioni standard. Ma partiamo dalla Golf 8 GT. Sappiamo sicuramente che il motore sarà sempre il 2000 TSI Gen 3 utilizzato già sulla Golf 7 con potenza di 245 cavalli. Ottima scelta di mantenere una potenza al di sotto del limite per il Superbollo che è di 185 kW proprio per un problema legato all'Italia. Come ben sapete, ne ho parlato più volte, in Italia abbiamo questo limite di potenza per non pagare il Superbollo da ben 20 euro per ogni kW che supera i 185 kW. È un'ottima scelta quindi da parte di Volkswagen rimanere su questi 245 cavalli che è un'ottima potenza alla fine. Adotteranno sempre il cambio DSG DQ381, non credo che sarà prodotta anche in versione manuale, quindi il motore è sicuramente un punto a favore di questa Golf 8 GT. Passiamo poi alla versione più spinta. Sicuramente avrà tantissime vendite fuori dall'Italia, si parla di 300 cavalli, la sua denominazione sarà Golf GT TCR, ma molti dicono che potrà chiamarsi anche Golf Club Sport, come la versione della Golf GT 7 e non della facelift. Quindi 300 cavalli, adotterà sicuramente la turbina IS38, questi 10 cavalli in più sono un ottimo surplus di potenza su un'auto che è ben riuscita, perché è stata portata avanti anche nel motorsport con le loro versioni TCR da pista, però come avete potuto sentire Volkswagen nel 2020 non svilupperà una versione di Golf 8 TCR da portare su pista, ma manterrà gli sviluppi sulla vecchia versione. Prima di arrivare alla massima versione turbo benzina ci saranno le versioni a gasolio, quindi la Golf GTD 8 monterà un motore 2000 turbo diesel, manterrà un cambio a doppia frizione 7 rapporti a bagno d'olio e la potenza salirà dai 184 cavalli, che è già un'ottima cavalleria per un diesel sportivo, fino a 200 cavalli. Quindi un Golf 8 GTD nel 2020 può essere scelto da chi fa tantissimi chilometri, vuole una Golf un po' più sportiva con quei 200 cavalli che ti fanno divertire abbastanza. Io ho provato la versione 7 restyling, sono rimasto abbastanza soddisfatto, certo si sente quella differenza rispetto a un 2150 cavalli, ma non si può paragonare assolutamente a un motore turbo benzina di Golf GT. Passiamo poi all'ibrido. Come avete già potuto sentire, non verrà prodotta una versione di Golf 8 totalmente elettrica, perché Volkswagen sta puntando tutte le sue forze sulla ID3. Quindi ci sarà una versione ibrida sportiva denominata Golf 8 GTE. Monterà un motore 1.4 turbo benzina, dovrebbe essere lo stesso montato sulla restyling, che è un motore totalmente progettato per essere abbinato ad un'unità elettrica. Io ho provato già quella Golf GTE elaborata e mi è piaciuto abbastanza il sistema di commutazione tra elettrico e benzina, che funziona veramente bene.
una nota un po' dolente è il peso. Vedremo su questa Golf 8 GTE il peso dell'autovettura, che spero diminuirà un po' proprio per avvantaggiare la massa un po' alta di questa Golf GTE. Potenza totale 245 cavalli, quindi abbiamo un incremento, perché la Golf 7 GTE aveva 204 cavalli. Voglio proprio vedere se c'è stato un aumento della potenza da parte del motore elettrico oppure di quello turbo benzina. Sì, c'è da vedere l'autonomia, tantissime altre cose, però mi piace questa soluzione ibrida sportiva da parte di Volkswagen applicata sulla Golf 8. Passiamo poi alla versione più spinta turbo benzina. Quattro ruote motrici con sistema Haldex. Golf 8 R. Avrà sempre il motore 2000 turbo benzina Gen 3 TSI. Questo 2000 ha un ottimo potenziale, infatti è stato spinto dai 310 cavalli della versione facelift a 333, quindi una numerazione tattica. Sistema Haldex per la trazione 4 ruote motrici di Volkswagen. È un sistema che, come molti sapranno, ripartisce la coppia al posteriore tramite un sistema a frizione posizionato sul differenziale posteriore in caso di scarsa aderenza, ma è prevalentemente un'auto trazione anteriore che poi quindi va a ripartire la coppia al posteriore. Quindi avrà sempre cambio DSG di Q381 7 marce a bagno d'olio. Come ben sapete, io sono verso l'elaborazione legale di queste auto, sicuramente si raggiungeranno gli stessi livelli di potenza, se non di più. Vedremo dopo la presentazione, ci saranno i primi sviluppi, punteranno a superare i risultati raggiunti sulla Golf 7. Tutte le versioni quindi turbo benzina adotteranno il filtro antiparticolato OPF o GPF, viene chiamato sia OPF o GPF, ma è la stessa cosa. Quindi filtro antiparticolato che serve a ridurre nettamente le emissioni, purtroppo è arrivato anche su benzina, però vi posso dire che non ha assolutamente gli stessi difetti che troviamo sull'auto diesel, perché sul turbo benzina abbiamo delle temperature gas di scarico più alte e quindi è più facile la rigenerazione del filtro antiparticolato. Spero di andare sicuramente al salone di Ginevra per vedere in anteprima la Golf 8 GT. Sono davvero curioso del suo design finale. Come avete potuto vedere, in queste 8 generazioni di Golf, ma soprattutto negli ultimi 15 anni, un'evoluzione mantenendosi sempre abbastanza simile al suo modello precedente. È proprio una scelta da parte di Volkswagen di evolvere il suo modello di punta mantenendola sempre abbastanza simile alla versione precedente. Quest'anno molti hanno criticato i gruppi ottici anteriori e la plancia interna dell'auto, però sicuramente non appena la vedremo dal vivo piacerà sicuramente. Sono contento che sulla versione Golf GT non hanno adottato soluzioni ibride, perché sarebbe stata una mossa un po' sbagliata. Hanno fatto bene a fare la versione ibrida GTE, quindi se qualcuno vuole un ibrido sportivo può scegliere la GTE, mentre chi vuole il turbo benzina puro senza aiuti di un motore elettrico può scegliere tranquillamente la GT e la Golf R. Certo, la versione GT TCR, trazione anteriore 300 cavalli, fa gola, però come ben sapete in Italia c'è il Superbonus. E poi per chi vuole la versione turbo diesel abituata a un diesel, c'è sempre la Golf GTD da 200 cavalli. Come sempre, se il video vi è piaciuto lasciate tantissimi like e commentate con le vostre opinioni di questa mossa da parte di Volkswagen su questi modelli di Golf sportivi 2020. Un saluto da Stefano GT e ci vediamo al prossimo video.